Siamo al Museo Diocesano di Castellammare di Stabia con il presidente della fondazione dell'Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia, l'architetto Edoardo Melisse. 79 d.C., il titolo di un'iniziativa che l'architetto Melisse ci spiegherà il perché dell'organizzazione di questo evento e soprattutto quelli che saranno i temi affrontati, soprattutto dell'era classica dei Romani e Greci sul piano urbanistico e quindi dell'architettura. Grazie. Innanzitutto voglio ringraziare i membri che insieme a me compongono il consiglio della FOAN perché mi hanno permesso quale prima iniziativa di portarla qui a Castellammare nella mia città natale. È chiaro che se non si parte dalla storia non si può capire l'urbanistica moderna. I romani hanno avuto un'influenza tantissima sotto tutti gli aspetti sulla nostra cultura, però bisogna dire che Stabia, in origine era così che si chiamava, le cui origini già risalgono e si trova una sua esistenza all'VIII secolo avanti Cristo per delle, diciamo per dei corredi funerari che furono trovati. Molti dicono che è stata scoperta dai Sanniti, infatti entra a far parte della Lega Nucerina insieme a Sorrento, a Pompei, ad Ercolano e Sorrento, in cui fu anche in una certa epoca occupata sia dai Greci e prima ancora dagli Etruschi, tanto è vero che gli Etruschi costruirono una roccaforte al fine di combattere, di fermare e combattere i Greci che avanzavano dal sud, che però furono sconfitti poi nella battaglia navale di Cuma nel 474 avanti Cristo e da lì poi passò sotto i Sanniti tutta la nostra area. I Romani la occuparono Stabia nel 340. Si dice che sorge su una collina posta a 50 metri dal livello del mare, per cui si tratta di Varano. Inizialmente ha una vocazione per i Romani, una vocazione diciamo di campagna, pastorizia e anche marinara, nel senso che per il mare c'era la dedica al pescato. Dopodiché però sotto i Romani, non avendo neanche un'influenza, essendo una città di secondo piano rispetto alla fase di gestione e occupazione dei Romani, Stabia riuscì comunque, nonostante fortificata, ad avere un periodo di tranquillità, fece in modo che riuscì a creare dei borghi intorno ad essa, tra cui possiamo diciamo individuare nella città di Casola di Napoli, di Sant'Antonio Abate, di Gragnano e di Santa Maria la Carità. Ma il vero passaggio dalla città di campagna alla città turistica avviene dopo la guerra sociale, cioè la guerra dei municipi che ci fu tra il 90 e l'89 avanti Cristo, quando nell'89 Silla distrusse Castellammare, cioè Stabia fu distrutta e i romani la ricostruirono con una vocazione turistica, realizzarono templi, edifici pubblici, strade e nonché ville di elevato pregio sotto il profilo architettonico, nonché avevano diciamo delle piscine termali, pareti affrescate in modo molto affrescate di elevato pregio da testi si narra che la Villa Ariana avesse delle gradonate, una serie di gradonate che arrivava perfino al mare. Dopodiché fu distrutta nel 62 da un terremoto, ma fu ricostruita, però rasa solo, come tutti noi sappiamo, nel 79 d.C. dall'eruzione vulcanica del Vesuvio, che portò alla distruzione non solo di Stabia, ma anche di Torre Oplonti, corrispondente a Torre Annunziata, Pompei e la stessa Ercolano, quindi poi è storia moderna. Però è chiaro che i romani capirono già verso l'80 avanti Cristo che Castellammare doveva avere un andamento turistico. Castellammare oggi secondo me non è mai poi riuscito ad avere prettamente un andamento turistico e ha un'ambiguità fondamentale nella sua storia urbanistica.
Sappiamo che l'urbanistica è colei che detta le linee di sviluppo di una città, ma Castellammare non è mai riuscita a, in modo chiaro a distinguere quale dovrebbe essere la fase dedicata al lavoro, all'industria e quale a quella turistica. Abbiamo al nord per esempio la parte del porto turistico come la maggior parte degli insediamenti industriali e infatti la parte a nord denominato Foce Sanno per la zona ASI e la parte industriale dove adesso sorge il porto turistico. La parte a sud abbiamo diciamo tutta la parte dove è possibile per grandi parti, per grandi squarci ammirare il mare, però ci troviamo con i cantieri navali di fronte alle terme stabiane cosiddette vecchie, antiche, che anche qui voglio precisare, quelle terme sono sorte nell'Ottocento, ma le antiche terme che noi diciamo romane, quelle erano all'interno delle mura romane, ma erano poste su via Stabiana e quindi c'è questa confusione di dire le terme romane, le antiche terme che erano romane, ma non è così. Ci sarebbe tanto da parlare, tanto da fare tavoli, convegni sull'urbanistica futura a cui deve andare incontro la nostra città, ma io dico che sia ben chiaro che debba avere una netta separazione dalla parte che dovrà essere dedicata è indirizzata verso il turismo è quella che dovrà rimanere per il terziario, per la destinazione industriale e per quanto riguarda anche una zona di piccoli insediamenti artigianali. Grazie. E con il presidente dell'Ordine degli Architetti Napoli e Provincia, l'architetto Leonardo Di Mauro, a questo convegno che riscopre la città di Castellammare di Stabia in una precisa data storica, il 79 d.C. Una rivisitazione sul piano urbanistico, sul piano architettonico e che appunto richiede quella che è oggi l'evoluzione della figura dell'architetto. Presidente, chi è oggi l'architetto? L'architetto oggi è una persona che deve pensare a rendere più bello il mondo in cui viene a nascere, quindi qualunque architetto nel momento in cui decide di fare questa professione si deve impegnare a far sì che la qualità dell'ambiente in cui vive e dell'ambiente che lo circonda nel momento in cui smetterà di lavorare a 90 anni sia più bello di come l'ha trovato nel momento in cui ha cominciato a studiare. E occasioni come queste, io sono nato come professore di storia dell'architettura, e occasioni come queste permettono di fare incontrare le giovani generazioni con la storia del luogo, che è sempre una cosa fondamentale per poter operare bene in un territorio. Quindi questo museo che rispetto alle emergenze archeologiche così importanti della regione, penso a Paestum, a Pompei, Ercolano, è apparentemente minore, nel senso che è anche meno noto e meno frequentato dal grande pubblico e forse anche dagli stabiesi stessi. È un esempio di quanto si possa fare nel territorio per recuperare materiali, oggetti e rimetterli tutti quanti in qualche modo in una rete comune. Non è un caso che questi materiali archeologici antichi, legati anche all'eruzione del 79, siano ospitati in un contesto dove emergono anche apparentemente in maniera meno appariscente ma molto interessante per gli architetti, per esempio queste strutture quattrocentesche come il portale che sta alla mia destra o altri elementi architettonici in un edificio che nel complesso risale a forme barocche. Quindi in questo stesso luogo c'è una stratificazione delle vicende storiche di Castellammare molto, molto puntuale. E tutti gli architetti nel momento in cui devono operare sul territorio non possono prescindere dalla conoscenza di questa vicenda complessa e stratificata.